festa per le strade di Civitavecchia. Arrivata alla 21ª edizione, la Spirata di Carri, organizzata dal coordinamento Io Faro Carnevale del patron Sebastiano Petrarolo, che per le vie della città hanno rallegrato grandi e piccini. Si arriva sempre all'apice della commozione, perché io provo proprio una commozione nel vedere questi bambini. Io non so se lei ha avuto la possibilità di vedere le coreografie. Cioè questa città vive, cioè questo è il carnevale dei ragazzi, è il carnevale dei bambini. È su questo che dovremmo lavorare, regalare alla Regione Lazio istituzionalizzare il carnevale dei bambini. È una festa, è una gioia grande, immensa. Sono 26, anzi 28, 29 anni che provo questa emozione. Non diminuisce mai, anzi è un crescendo. Soddisfatti chi ha creduto molto nel progetto, la presidente della Fondazione Caricib Gabriella Sarracco ed il sindaco Ernesto Tedesco. Quest'anno, più degli anni passati, abbiamo un vero percorso di carnevale, con carri e cortei di tutto rispetto. Con tante persone ed è bellissimo vedere tanta attenzione per una festa che ci coinvolge tutti. Grazie alle associazioni, grazie di cuore, grazie a tutti perché è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Un'adesione molto folta quest'anno, con 6 carri allegorici e più di 1.000 partecipanti tra scuole, associazioni e comitati. È molto bello, è la festa dei bambini, quindi viva Civitavecchia, insomma, grazie anche all'amministrazione comunale che anche quest'anno ha sostenuto con grande impegno questa bellissima manifestazione. In attesa che passi la sfilata? Aspettiamo. Ci vogliono feste così in città, ci vogliono? Sì, sempre, sempre.